Sì, giocheranno entrambi e insomma, sono stati fuori anche troppo e mi sembra giusto fargli ritrovare il minutaggio di una gara ufficiale a cui noi teniamo in particolar modo, anche se poi dopo sarà l'occasione per utilizzare qualche ragazzo che finora ha giocato con meno continuità in campionato, però noi la Coppa teniamo e ci dà anche delle indicazioni importanti nell'ottica del prossimo periodo dove insomma, ci sono tanti impegni ravvicinati, vogliamo fare di tutto per passare il turno, ci auguriamo di avere un altro turno a breve di Coppa Italia, ma non dimentichiamoci che poi dopo quando andremo a Gorgonzola contro la Gian Erminio giocheremo di venerdì e ci sarà poi dopo anche un turno infrasettimanale. Quindi ci sono tante partite ravvicinate, la possibilità di utilizzare chi finora ha trovato un pochettino meno spazio ci dà anche la possibilità di avere delle valutazioni diverse, non solo con l'allenamento, ma anche con la gara e dare continuità alla prestazione estremamente positiva che era stata fatta a Prato. Sì, è Esatto. una possibilità considerando i giocatori che ho a disposizione per poterli anche utilizzare nel miglior modo possibile per quelle che sono le loro caratteristiche, per dargli la possibilità di poter sfruttare al meglio le proprie qualità. Ho solamente un dubbio, vediamo insomma in giornata al massimo domani mattina se non ci saranno problemi o strascichi su questo ragazzo, se no, insomma, per il resto la formazione è quasi fatta.